Com'è possibile? Infatti, com'è possibile? Quindi, ragazzi, benvenuti, bentornati, ma soprattutto, ciao. E io intanto farò una cosa che mi sono dimenticato di fare, perché tanto so che succederà. Tanto stasera, io stasera avrei fatto questo, faccio. Ah! Cazzo, non va, si è rotto, non sento niente. Allora, noi siamo i fratelli di Gamepad. Io sono Mirko, lui è Andrea. Dovete trovarci sia su Twitter, sia su altri social, ma soprattutto sui nostri due canali principali, ovvero quello di Twitch e quello di YouTube, sempre a nome Fratelli di Gamepad. Quindi, non mentre mio fratello ride come un coglione, sapete cosa potete fare su entrambe le piattaforme. Twitch ovviamente è un canale di streaming, quindi se volete parlare direttamente con noi mentre facciamo questi contenuti, vi aspettiamo o la mattina alle 9 con lui, o il pomeriggio con me alle 13, o soprattutto in questa che è la live principale del canale, dalle 20 alle 22. Quindi, se volete passare in chat e farci un saluto, chiederci qualsiasi cosa, siete benvenuti. Se no, se volete lasciare anche semplicemente un follow, ricordatevi anche la campanella che vi dà una notifica, giusto per poter passare a guardare. Se volete supportare ancora maggiormente, potete prendere una sub sul nostro canale o magari prendere il VIP per collegarvi al nostro gruppo privato di Telegram, solo appunto per VIP e abbonati. Se invece ci state guardando da YouTube, mettete un like se il contenuto vi è piaciuto, mettete, iscrivetevi se non l'avete fatto, anche lì le campanelle sono dubbi, lasciate certo. Commenti di critica, esatto, quello che vi pare, leggiamo tutti e rispondiamo nel limite delle anche perché è facile, di solito non scrive nessuno. Vabbè. Quindi possiamo anche capire, il video di 2 ore passa, poi alla fine, come sempre lo diciamo ogni volta perché è una delle massime realtà dei social, se questo contenuto vi piace indipendentemente da dove lo state fruendo, se volete aiutarci, farci conoscere eccetera, condividetelo. Per voi è la durata di un click, per noi è letteralmente ossigeno, quindi se volete darci un po' di respiro. Sai cosa che stavo pensando, che sta diventando sempre più faticoso fare questa cosa qui. Se creiamo qualcosa, qualche gif o un video che facciamo sigla, c'è questa cosa qui, poi o se no nel come si chiama, nei 3 minuti di countdown ci mettiamo lì, ricordatevi di iscriverci al canale, roba del genere, mettere tipo qualcosa del genere, ecco, dai, allora almeno quando entriamo, perché ammettilo, a me mi sta venendo letteralmente a noi proprio questa cosa. Ci stavo pensando di farlo il fine settimana quando c'è il pomeriggio libero. 2 minuti. Anche perché ammettetelo, ragazzi, quanti di voi realmente seguono questo pezzo iniziale? No, e ma avevo anche intenzione di mettere proprio quello del pop-up che spunta ogni tanto da qualche parte. Quello che hai già fatto? Perché non l'hai attaccata alla televisione? No, 2 minuti. Nudi. Se la culi nudi. Ma ti dicevo, ma mi sembra più luminoso rispetto al sole. Sì, fa altre cose. Io per tutto pezzo lo. Ah sì, perché ho attaccato il coso, quindi. Tranquilli, ragazzi. Tranquilli, sono sempre il paninaro. No, comunque dicevo di mettere anche quello che ogni tanto compare a schermo, quello io metterei semplicemente il allora le concine da una parte che ti ricordano tanti. Iscriviti a questo, poi per una specie di gif. Per ora non abbiamo un cappero, quindi casomai provo a farmi un 2 passi. Guarda. No, ce l'aveva detto, lo sa già. Di andare al theater. Ragione. Esattamente. Vedete dove c'è un botto di gente. Perché poi. No. Posto. Ah, vai. Bravo. Un gioco. Ah. Una alla volta.
Che questa dovrebbe essere quella che bisogna. Ah, la fighetta, quella che piace a noi. Quella che poi diventerà la nostra e la porteremo al massimo. Esatto. Non ti preoccupare, sono qui per aiutarti. Mi ero chiesto ai detetti, non me lo potevo perdere assolutamente. Ah, beh. La biglia che si vede per il, per il feticista del piede, giustamente. Il porto che è spezzato. Il neo. La donna d'alta classe. Che porto? Eh sì, un po' sì. Bene, Siga, ma non benissimo. Ah, che è il vestito che le abbiamo dato noi. Mi sta bene per ora, però esteticamente vince. Sì, vabbè, per la finale, kimono, sì. Però non ce la vedo per gli agami. La vedo no, comica. Però esteticamente è quella più figa. Dai, cioè, siamo ne, andiamo a Cesare quel che dice. Forse quella più funziosa è la cantante. Gli do il regalo? Sì. Quella più funziosa è la cantante. Sì, vabbè. E ti piace. È adorabile. Oh. Allora, quella più pungente la cantante. Quella mi sa sul cazzo è la gemella Tsuki Yukino Yutsu. Ah, gli ho detto, gli ho dato due di picchi. Non mi piace proprio quel personaggio. Troppo. No, sì, è... sì, sì, troppo giappo. Sì. Troppo giappo. Sì. E t'ha fatto. E poi ho affrontato una lunga preparazione mentale perché l'hai bisogno fare. Beh. Un'opportunità del genere capita ogni volta di papa, l'obiettivo è già qui. Potrebbe spuntare da un momento all'altro. Ah, eccolo. È lei che stiamo cercando. Si nota lontano un miglio. Eh? Si vuole averla già vista in giro. Se fosse solo la tua immaginazione. Sì, forse hai ragione. Non ti sarei troppo l'obiettivo se fossi ti altrimenti potrebbe mangiare la foglia. Ma ragione, scusami. Per non destare i sospetti, tanti fammi un raccoce. visivo. Come la pila di è una delle basi di investigazione. Io so. Dopo riconosce anche solo a livello di subconscio. Dunque, faremo del nostro meglio seguire senza farci notare. Sembra un pedinamento? Esatto. Qualsiasi cosa facciamo da qui in poi, dobbiamo essere assolutamente certi di non destare il sospetto. Guardarla in viso, guardarli in viso è assolutamente vietato. Tutto chiaro. E credo di non combinare i casini. No. No, vabbè, fortuna qui quelli che ti seguono è a posto. Grazie, così mi fai notare sicuramente che non c'è niente di strano. Io ragazzi non ci posso fare niente. Ma che ce l'aveva detto anche il ragazzo quando si è iniziato Judgment? L'unica vera rottura di coglioni di questo gioco è un ragazzo che viene da noi le tue sì, che sono le cose di pedina. Ah, quelle di pedinamento. Ma già mi sa dove bisogna andare. O è una cosa che sta, si sta buggando. Ok. Sa cosa sta combinando? Io ci abbiamo fatto, ho chiesto di andare così tanto spalleria. Che c'è, capisco che ma ci siamo. Stringila forte, finta di aver visto un lupo. Cosa stai facendo? Non fare finta di essere una coppia, giusto? Dio,
Intanto sto sembra essere altro, sì. C'è per tutto il tempo? Dalle un grande bacio bagnato, e questo che se prima che sia troppo tardi. Ma anche no, poi in Giappone certo, non la fanno mai più. Sto finendo. Sì, la nostra apertura è quasi saltata, vero? Giusto, è proprio quello che volevo dire. Ok, andiamo a vedere cosa sta combinando. Ripeto, ce l'hanno messo troppo. Il problema è che quando pensi ai detective, pensi sempre ai pedinamenti. Che troppo dovrebbero diventare più divertenti. Più che altro, sai cos'è, a mio parere, visto che è una cosa in stile Yakuza, fammi anche i pedinamenti in stile con roba senza senso. Per esempio, quella che te devi rincorrere è figo, perché magari potrei fare il capitan mezzo qualunque cosa. Il pedinamento, metti che siano tipo mini giochi della serie, esatto, metti qui, detto, qui di là, e a seconda di me magari succedono delle cose strane. Ok. Tra il suo amante segreto là dentro e solo un po' scoprire. Credo che dovremmo giocare al gioco dell'attesa. Adesso posso parlare con lei. Beh, invece di stare qui ad aspettare, basta. Prima parlare di qualcosa e fanno le coppie normale. Parla dell'indagine. Volevo dirtelo prima, ma grazie per avermi aiutato oggi. Questo problema sono sempre chiesto come sarebbe fare il detective, quindi sono felice di averti dato una mano. E poi chi tradisce deve essere pulito. Esatto. È una cosa che poi in realtà anche questa sarebbe opinabile come cosa, ma lasciamo perdere, se no poi mi rispondi picchio. Purtroppo succede sempre più spesso in questo tipo di lavoro. Secondo te qual è la causa? Questa sarebbe la risposta che si va a sentire dire. Sì, e che poi ci si metterebbe. Semplice, è tutta colpa della libido maschile. Libido maschile. Sì, parla del nostro istinto di sopravvivenza. Più procreiamo, più possibilità abbiamo di trasmettere il nostro DNA. Quell'istinto alimenta la libido, quindi il tradimento è più un fattore fisico che emotivo. Dimmi che non è colpa degli uomini se tradiscono? Che dovremmo scusarli? Non no, direi. Infatti. Non direi così. Dopotutto non puoi lasciare che l'istinto e il desiderio governino la tua vita. Anche se è codificato biologicamente nel tuo sistema. Sì, ad esempio, essere attratto da altre donne capita a tutti, anche a chi ha già una partner. Ma se consideri l'amore e la fiducia che si instaura in una coppia, abbandonarsi alla libido è fuori questione. È ok che gli uomini non potessero controllare i propri istinti naturali. Beh, nessuno è un santo. Dubito che molti abbiano la capacità di resistere a una tentazione imprevista. E poi è difficile mantenere vivo un sentimento con la propria partner. È solo la prima fase di un rapporto profondo. Ecco perché bisogna pensarci bene prima di entrare in una relazione. Ci vuole tanto impegno per mantenerla. Questo è vero. Abbiamo fatto mega punti. A quanto pare gli uomini sono molto più complessi di quanto immaginavo. Sì, nel senso, nessuno è un santo. Sì. Però una volta che decidi di avere una relazione, se vedi che hai dei dubbi o diciamo ti senti che magari provarci con qualcun'altra non sarebbe una brutta idea, ecco, lasciaci la prima, perché se la relazione che hai con la prima ragazza fosse veramente una buona relazione, non avresti neanche il pensiero di... Ah, quello non è detto, non è vero. No, allora, un conto è tipo, sto con una tipa ma mi immagino di farmi la... quello sì è un problema. Tipo un'attrice famosa. Ok, quelle sono fantasie erotiche e quello è un discorso. Un conto è dire, sto con una tipa e penso seriamente di provarci con un'altra con un'altra tipa. Lì no. Se stai bene con quella ragazza che, ragazzo, con quel partner, non ti viene neanche in mente perché stai bene ma con quel partner. Sai che questo potrei anche schiacciarla in due secondi, però va bene, dai, non voglio entrare in questa cosa.
Beh, dal punto di vista di un uomo le donne sono... Però vabbè, in linea di massima è che fittato che è sul lato della tua immaginazione, delle tue idee, ok. Se vuoi passare allo step successivo, può essere ok se e solo che solo se ecco, c'è l'approvazione anche del partner. Certo. Perché comunque potete parlare. Coppie aperte esistono. La poligamia, anche se non è legale, quindi non potete sposarvi con più di una donna, ma comunque avere più compagni e compagni in modo consensuale. Ripeto, io sono dell'idea, fintanto che tutte le parti in gioco sono consapevoli e consensuali per me, potete e non recitano la libertà altrui. Ripeto, quando nel momento in cui una delle fattori si tira indietro, la fai tirare indietro, fine, è finita della cosa. Esatto, cioè fin quando è una cosa consensuale. Poi, ripeto, qui si potrebbe entrare in merito a tante piccole cose, ovvero quella della nostra ormai testa, che la coppia è formata da due individui, ovvero coppia, si fa... e in realtà potrebbe essere in realtà un nido. È semplicemente una concezione radicata dalla religione nella società in cui sì, viviamo. Sì, esatto. Perché non ha senso, ci sono ad esempio molte civiltà. No, più che il discorso di religione, quello è derivato molto anche dal... Anche Mirko. No, ma non è quello, è proprio derivato da un discorso antropologico, sì. Ovvero fondamentalmente servono due persone sì, per procreare, quindi... Ad esempio, se bisogna andare a vedere anche quello, dipende, cioè no, questa è più una concezione più basilare, alla fine noi maschi... puntiamo ad accoppiarci più spesso con sì, più donne. Esatto, quello ti do quello poi è anche ci vero. Vorrebbe anche poi vabbè lì ti comunque in linea di massima è fintanto che tutte le parti in gioco sono consenzienti e non recidete nessuno esatto. Fisicamente o mentalmente fate il cazzo che vi pare. Io personalmente per come la vedo io una basta una è anche cioè è già difficile riuscire a star dietro e poi se riuscite a stare dietro 5-6 persone vi stimo, vi stimo tantissimo considerando quello che abbiamo detto prima però vai allora chiedo che ci sia una sensazione reciproca parla di voi sì. Ecco che non usciamo insieme se forse lontano dal lavoro causando dei problemi ma niente affatto perché stai cercando di evitarmi. Sono stata molto occupata, davvero. Io prendi tempo e scusati. Non pressiamo. Dove se ti ho creato il problema? Non ho mai detto questo. Vedi? Perché me lo chiedo in modo così diretto? Beh, ho sentito Yuko-san dire che hai respinto tutti i ragazzi che ti hanno chiesto di uscire. Non vuoi che tu mi consideri soltanto un altro rubacuori? Non penserei mai di te, mai, perché Yuko-san pensa che tu sia speciale. Però sì, mi hai salvato la vita e superi costantemente ogni mia aspettativa. C'è nessuno come te. A me, Gerardo, mi spiccia. Allora, Dio. M'ha fatto e poi ha buttato via lo stam. Quindi non mi odi per partito preso? Io onestamente butterei sulla destra. Non so, non mi dà la sensazione cosa. Però si sì, verrebbe più da dirmi romantico. Quella te sembra di cagare troppo sì, cazzo. Se vedevi come un tuo possibile compagno, beh, non ti spingerei certo di colpo. E penso che anche tu sia una bella persona. Mi fa piacere che tu lo pensi. Ti ho fatto in modo felice. No. Sei mai stato tradita? Una volta uscivo con un ragazzo. Lo amavo tantissimo, hai fatto di tutto per lui. Poi però lui mi ha tradita come se non contassi nulla, ha parlato di un momento di debolezza. Un bastardo. Allora è così che è andata. Sì, ero molto giovane e ingenuo, ma che tutto il mondo girasse intorno a lui. Sono stata una stupida a fidarmi di lui, anche se è successo molto tempo fa, mi fa ancora male. Mi spiace che hai dovuto vivere quell'esperienza. Beh, tu abbia dovuto vivere un'esperienza del genere. Beh... È stato molto tempo fa, pensavo che me ne sarei certamente scordata ed eccomi qui, persa in quell'orribile ricordo, come se fosse ieri. Adesso mi sento male. No, non è colpa tua, è qualcosa di legato al passato che non mi turba più. Non mi sembra però. Che almeno non dovrei, ah ecco,
Forse non ci sto ancora passando del tutto sopra. È per questo che non ti sei fidanzato da un po'. Per quello che non hai più avuto un ragazzo. Beh, non direi che sia stato quello l'unico motivo, ma quello che hai detto non è completamente sbagliato. Come ho già detto, non mi interessa più uscire con qualcuno. Ma allo stesso tempo credo che io mi stia dedicando anima e corpo al lavoro per nascondermi dal mio passato. Almeno non l'avevo capito. Questo è quello che pensa Yuko. Se incontrassi qualcuno adatto a te, saresti capace di dargli una possibilità? Sì, direi di sì, sempre che esista. Non hai incontrato nessuno così? Chi lo sa? Vedo che stai evitando. È una domanda. Sta parlando un po' eccessivo. Ma immaginato che avrei parlato di mio passato con un'altra persona, specialmente un ragazzo. Sono felice che tu l'abbia fatto. Ora penso di conoscerti un po' meglio. Io sento di conoscerti meglio. Hai cambiato idea su di me? Niente affatto. Penso ancora che tu sia una persona splendida. Grazie per essere così comprensivo. E credo che il nostro obiettivo ci stia guardando. Oh. Oddio, vabbè, facciamo qualcosa di più fisico. Ma per l'episodio dobbiamo fare qualcosa che solo la coppietta farebbe. La cosa da mangiare un bacetto eccessivo. Ecco. Daresti qualcosa da mangiare? E ti imbocchi? Sì, gli innamorati si imboccano sempre a vicenda. Soltanto questo cucchiaio, però. Sono certo che da questa distanza non se ne accorgerà. Ok, allora, anche io la qua. Quanto fa schifosamente giappo per il modo totalmente sbagliato. Quanto lo vorresti in realtà te lo facesse una tipo. Sì, ma così è cringe. Okay. No, così col gioco. Ah, okay. Cioè è cringe a merda. Visto che l'ha fatto in prima persona senza farlo. Poi onestamente no. E ti spiego un motivo. Colpa tua. Cazzo, per colpa tua. Ora la cosa del quello che è nel mio piatto sta nel mio piatto. Quello che sta nel tuo piatto sta nel tuo piatto. E non cacare il cazzo al mio piatto. Ma è colpa tua, era te che mi buttavi la roba nel mio piatto. Questo è quello che ti racconti. Nella realtà è ma tanto a te questo non ti va. Ma poi c'è da punto è cominciato a te a buttarmelo nel piatto. Verrai. Ma tu non lo mangiavi. Sì, però te lo davi già per scontato e lo facevi. Perché ti vedevo, ormai ti conoscevo. So leggere le persone. Se te un piatto che di solito quando ti piace lo disintegri in 3 nanosecondi, ci stai 3 minuti a mangiare. Allora, il fatto è, non è il discorso che non l'avrei mangiato. Il discorso è che te davi già per assurdo che era tuo di diritto. Se io lo volevo buttare nel cestino, volevo farci il frismi nel muro, caccarci sopra. Non lo sai che è un altro malus. Ho di buttare la roba. Lo volevo dare a mamma o babbo. Ma era tutto tuo. Tra le affi troppo un culo, mamma. Comunque, per via di quello, io ordino il mio, mangio il mio, tu ordini il tuo, mangia il tuo. Infatti è per quello che abbiamo sviluppato gusti diversi, che almeno non posso rompere coglioni. Esatto. Noi siamo riusciti a depistare i suoi sospetti. Così pare. Però... quello non è il suo amante segreto. Va bene, perché non scatti una foto? Così tanto per essere sicuro. Non avvicinati troppo. Sicuro di non farmi scoprire. Ecco qua. Ho già visto questa faccia. Forse assomiglia a qualcuno di famoso? Ah, forse ha ragione. Bene, siamo riusciti a ottenere quello che mi serviva. Direi che però tenere quella foto per evitare. Per dirlo forte. Anche se qualche volta abbiamo rischiato grosso. Dici? Se fosse un vero pedinamento ci avevano gamato proprio a merda. Grazie per avermi accompagnato. Ho trovato delle prove schiaccianti. Di nulla. Il canto elettrizzante. Non avevo mai fatto una cosa del genere prima. E 4. Sono lieta che tu ti sei divertito. Anche se stavamo recitando, il mio cuore è sobbalzato. È stato così anche per te? Sì, assolutamente.
da tempo che non mi sentivo sintetizzato per qualcosa. Sai, mi sono proprio divertito ad averti al mio fianco. Grazie, è stato lo stesso anche per me. E sapere se altri da cena svolge, ok? Indagare su cosa possiamo fare insieme. In realtà preferirei indagare su cosa possiamo fare insieme. E conoscerti meglio, mi sa, a un livello più personale. In verità voglio la stessa cosa anch'io. Sì, oggi ho imparato tanto su te, oltre alla tua capacità di tenerti, e mi è piaciuto quello che ho visto. Quindi voglio dire che anche a me piacerebbe passare più tempo con te. Delle ottime chance. Dai, yeah! Il nostro prossimo appuntamento sarà un vero appuntamento? Direi proprio di sì. Ok, allora, ci sentiamo presto. Io tutte le volte vanno via se mi vadino. È la Madonna! È la Madonna! Ah no, proprio lei. Allora. Tanto si fa lei. Ehi, ragazzi, siamo. Volevo ringraziarti per la grande esperienza. No, grazie per avermi aiutato. Hai comunicato alla cliente quanto hai scoperto? Sì. E si separeranno? Saprei, lascerò che sia la cliente. Sì, perché non lo sappiamo mai, noi diamo la roba alla cliente e poi fanno loro. Capisco, non vuoi approfondire, ma credo sia meglio separarsi da qualcuno che tradisce il partner. Quando scopri cosa succede, dimmelo. Ok, e ora andiamo a male. Ti stai vedendo con qualcuno di recente? Perché me lo chiedi? Ok, ci vediamo abbastanza spesso e mi sentirei male per la tua fidanzata se ne avessi una. In realtà sono single. Sono single. Non preoccupare, sono single. Davvero? Mi sollievo. Io ho appena mentito. Effettivamente noi non siamo single. La Madonna! Va bene, spero. Fin qui tutto bene. Voglio uscire ancora con me. Il prossimo piano ha funzionato. Ancora mi sento male per avergli mentito. Facendo un animale. E poi puoi sempre dare la colpa a me. Sono stato io a accettare la tua proposta. Ora concentriamoci sulla prossima cosa da fare. Devi chiedere di uscire. Vabbè, ora chiudi. Aspettare che ci venghino le possibilità. Già, come siamo messi? No, no. Vai. E la prima? E la Madonna. Come on. Vabbè, si va il buono. Allora, se bovini, si è palizzata l'ultima volta? No. Vedeci ancora stavolta, trarrò in ganno la catastrofe. Ok. Ok. Vabbè. No, ma conviene fare come lei, perché almeno possiamo concentrarci. Sì, devi indossare l'abito per forza. Ah, già, già andare a comprare le regali. Coglione sta cosa. Devi indossare. No. È quello? Piri, piri, piri. È bello che ce l'avevamo dietro. Porta troia, infatti. Bravi, stai mirando Ian. Mi piace. Oh! Alatrina! Alatrina! Quale rumore? E no, ma... E dai... Mister capello parrucchino. Non posso esigere di usare questo privato. Ma se ne vai a cagare? Che cosa bisogna fare anche quelli ex? Sì. Ma hai detto te ce l'ha? Non mi ricordo. No, io ti ho sempre detto che non me lo ricordo. E te che hai detto per contato che era sì. Allora, tanto c'è quello di fare i soldi.
poi questo è 100 foto, se facciamo foto a cazzo è più uguale. Sì, sì. Taxi, vedi, ok, allora sì. Ah, mi sta venendo una curiosità. Erano 88, giusto? Oh. Beh, in realtà possiamo anche entrare dentro per cancellare, se mi fai domani. Guardiamo se è vero, scusami, di stare qui a perdere tempo. 4 sopra, sopra. Sì, 96, dai, 4 è finito. Ora aspetta prima di uscire. Vai. Seleziona. E pare che c'era quella selezione tutta, no? Ma non dobbiamo levare tutte. Perché? Quelle con le tipe non le voglio, le voglio. Chi se ne frega? Ma chi se ne frega? No, comunque no. Quella la tieni perché ti piace la paparazza? Eh? Non mi puoi anche cancellare, non che se ne fregano. Vabbè. Quante ce ne abbiamo? Per quello che hai fatto nel gioco. Mi piace che alcune sono quelle delle. Guarda, però sono su immagini che non hanno senso. Che poi sono le 4 tipe. Infatti, no, no, perché non stavamo ridendo lì? Non lo so, evidentemente. L'hai fatta te, sicuro. Ok, cioè, è chiaro. Di solito non sono di bella le foto a notte te. No, io devo ammetterlo, ragazzi, proprio io alzo le mani. Può darsi di no, può darsi l'abbiamo fatto io perché. Paradossalmente sono incapace con le macchine fotografiche. Peccato addosso il team? Non lo so. Bravo, dammi 2 anni 16. Mi lasciai ma se... No, con lei era più semplice, sai. Ma dicevo, se se ne prende... Ne... Quante costano? 1000. Prendene 10. 10 mi sembra eccessivo. Prendiamo 5. Beh. Abbiamo sempre un po' ci siamo. Eccessivo, bisogna vedere quanto livello ci sono con le tipe. Ma ci mancano tanti livelli. Pare siamo. A quella prima eravamo a 4. Per portarle a 5, che è quello standard che si dichiarano. Bene. Intanto c'è quello. Quello è stato tutto il primo, come si dice, è il primo step. Poi se ne prenderanno altri 5 per la squinzi che vogliamo. Perché si porterà una squinzi al massimo, perché l'altra non mi interessa. Ma perché uno si è sbagliato, lei c'è un culo favoloso, torna indietro da guardarlo per forza. E lei penso è il culo migliore che c'è in tutto il gioco. Puoi mettere in prima persona il PJ al. Io perché mi ricordavo che si poteva zoomare? Di ammettere che è il culo più pomposo di tutto, che lei non sia completamente... Vai, sì, ho capito, bene. Meno ora ci mettiamo insieme e arriva. Ah, fa vedere il fatto che sei più allelare. Cioè... Eh? Che ha detto? Cazzo. Ricordati l'ex. Tu l'hai fatto? Ah.
all'altra parte. Mirko, labirintismo! Beh, che fantastico umorista! Ti vado a caccio nei zibidei? Non è vero. Ah no, ti... ad esempio, per te il cibo giapponese sarebbe il male. Troppo sapori, troppo forti per te. Ma voi dovete sapere, non è, lui ha proprio un problema con i sapori troppo forti, devono essere attenuati. Ad esempio, lui i fegatelli li fanno cacare, però se viene attenuato dal pomodoro e dal macinato, riesce a mangiarlo. Perché? Non perché, anche per la parte della consistenza, in realtà lui dà proprio noia il sapore che è forte. Infatti odia i cibi piccanti perché sono troppo forti. Quelli fritti, ok, che non li puoi mangiare, ma anche quelli non è che ti piacessero troppo perché erano troppo forti anche in quel caso il sapore. Era troppo preponderante. Sì, troppo speziati comunque. No, dico... no, quelli fritti! Allora, quelli fritti, allora, quello fritti non è vero, quello fritto non è forte, è semplicemente pesante. Sì, esatto, cioè non allora, è... quando c'è un sapore che è troppo eccessivo, ad esempio, perché non gli piace la roba con limone? Perché il limone è forte con il sapore. Possiamo andare adesso? Che ti succede a Manessa? Signore della calamità bovina. È scomparso. Davvero? Quindi completamente? Sì. Ciò significa che abbiamo finito di dare la caccia a bovina. È una situazione davvero preoccupante. Qual è il problema adesso? Niente, pensavo a voce rotta. Forgero, dimmi quali sono i tuoi piani ora che la calamità è scomparsa per sempre. Certamente non voglio andare a casa, se quello che mi stai chiedendo. Va bene. Perché non ci andiamo a divertire? Sì, ottima idea. Eccente. Perché si notti in culo. Perché guardate intorno? Guardavo come se c'era qualcuno che ci avesse seguito, vero? Probabile. Non è che il tipo... ah, qualcosa che fare che vuoi. Certo, molto bene. Oh, fermati! Cosa? L'ho capito. Perché? Perché la calamità bovina l'attira lei. Pensaci, lei è la prima volta che ci ha visto e ha detto abbiamo questa calamità bovina, giusto? Ma non va, anzi, diventa sempre più grossa. E quando ha cominciato a dircelo? Quando abbiamo cominciato a uscire con lei. Perché noi più ci leghiamo a lei, più questa calamità diventa grossa. Vuol dire che è legata al tipo, e il tipo probabilmente è innamorato di lei. Probabile. E il tipo è un tipo degli Yakuza. Io vorrei dire, guarda amica, non c'è problema. Come dire, ci siamo... abbiamo già avuto a che fare. Cazzo. Vabbè, ha fatto 15. Ho sbagliato totalmente proprio. 80 punti, che schifo. Dove far vincere proprio. Dai, per fortuna che lascia cagare. Oddio, ho fatto 115, Ora, dei sì, è rilassato. Pensa che quella è una figa. E semplicemente tenere sonna. Ciava di sto 180 pischella. Doverrebbe allora triplo 10 e poi 11 o doppio 20 e 1 a pecora, mamma da che ti do di facciamo occhi e ci si avvicina più. Ho fatto 40, hai fatto schifo amica. Proprio schifo al cazzo. Ah, un 9 o un doppio 16? Ah, vediamo, facciamo cosa suggerisce lui, da. Che fai, è un boot. Un 9 e un doppio 16. Ok.
Che è questo? 16, giusto? Sì. Mi devi essere preciso, però. Non proprio così. Vabbè, basta un 16. Yes. Ma non ho mai capito se è una cosa buona vincere. Come vai? Hai ottenuto PT. E siamo online. No, siamo sempre stati online. Ovvio. Però a quanto pare mi piace quando vinciamo. Ehi, puoi dirlo forte, amico. Non ti piacciono le mie freccette. Non so se è più forte. Comunque lei ha un viso più occidentale. Allora, si è andata. Io vedo più alcuna traccia. Non so se sono di proprio. E che ti sta palesemente mentendo, Yagami. Non è che ci voglia molto per capirlo. Parla del fumo. No, sono più curioso di questo. Infatti. Va bene, il tuo cliente fisso? Sono molto soddisfatto. Credo proprio che voglia continuare la bellezza dei miei servizi. Vai, sì. Sì. Comunque, il capo della famiglia, appunto, sono un po' preoccupato. Sì. Dipendono da me. Però fai attenzione. Puoi contarci. E adesso cosa pensi di fare? Credo che la cosa migliore da fare sia aspettare e osservare come si sviluppino. Che ci sia qualcosa da osservare al momento. Beh, questo è vero, ma io. Cosa vuoi, Yagami-san? Puoi continuare a vedere. Sì, anch'io. Io continuare a vederti. Sì, ma meraviglioso. Qua. Non lo so. Il problema è sparito, vuol dire che sono salvo. In realtà quello. Cioè, guarda tanto in fretta. Perché. Beh, non puoi sperare la calamità. La vigilanza è fondamentale. Per approfondire l'argomento. Ah! Strano! No, ma mi era già successo anche con quell'altro. Ci piacerebbe che il mio dubbio. Pensavo che la mia calamità fosse svanita del tutto. Insomma, oltre la mia comprensione al momento, senti dire che non lo sai? Mi temevo non soltanto il tuo segno di calamità è svanito, ma anche i segni degli altri. Ora le loro calamità mi sono invisibili. Ah, cavolo! Prima ho dato un'occhiata al patriarca e al resto del gruppo, ma non ho visto nulla al di fuori dell'ordinario. Tempo dopo ho sentito che uno dei suoi sottoposti è stato accoltellato da un nemico. Ma come dire, ciò non significa che i segni di calamità siano svaniti, anzi! Ma ho perso il potere di vederli. Cosa? Hai perso i tuoi poteri? Non del tutto, ma è già successo altre volte in passato. In genere significa quando mi trovo davanti a un grande ostacolo. Idea di cosa potrebbe essere? Come di no, il lavoro va bene e la vita personale è molto soddisfacente. Cioè, non è che ti dubbi, quindi. Oppure non riesco a vedere i segni, chissà qual è la causa. Siamo appena. Non riesco a capirlo. È venuto per me il momento di andare, c'è proprio il tuo lavoro. Per fare il tuo lavoro? Non hai tutti i torti, beh, ad ogni modo verrai accompagnati fino all'incontro. E stranamente sarà il punto solito per tutte. Esatto. Grazie. E da però. Quinto è l'ultimo. Adesso sentito io, spero ti sia sentita meglio. Ci sono sempre per te. Mettiamo in moto questo show. Che cos'è? Quello che vorrei sapere. Comunque, sei pronta su Michi-san? Che da? Un corgi? Sto osservando. E fai tuo giro. Proviamo a richiedere uscire? No, aspetta prima che ci chiami con l'altro. Vediamo se riusciamo a finire quello di Anna a mano. Perché lei è al quinto, quindi manca semplicemente l'ultimo pezzo. Faccio il giro qui dentro, che solitamente c'è sempre un po' di robina. Vedi?
ci siamo divertiti. D'accordo. Che meglio? Quindi ci sono cose che posso fare per te, ok? Ti ringrazio, Ignazio. Ma? Non posso passare il tempo con te, spero di vederti più spesso. Quando vuoi. Sì, anche per me è così. Vediamo se questa calamità si decide ad uscire dallo scoperto. Certamente. Allora, dobbiamo aspettare lei. Sì, detto lei al quinto, se come tutti gli altri il quinto dovrebbe darti poi la parte finale. Quella che poi deciderei se fare quelle che noi abbiamo scoperto. Perché non sapevamo quell'altre. Il problema è che non ti lo fa a dire fammici pensare. Ed eccola qua. Vediamo, sei libero ora? Che succede? Posso vederti? Certo. Certo. E ci vediamo. Ciao. Mi spiace che ti dico, quindi se vengo io nel tuo ufficio. Vedi. Ho ragione. Allora è la parte finale. Mi spiace dupiccarla. Però vabbè, si è deciso una. Perché siamo amici. Perché la due picchi? Ah sì, la oddio, picchi. Sì, è letteralmente il due piccarla, è la friend. È quella che è anche Zino Torg. Mi assume. No, la prenzo! Ah, ora so che è solo un modo bisogno. Ora so che è solo un coso misogeno per il comportamento giusto di una donna. C'è roba? Di quelli che ormai ne avremo tipo ci usciranno da dietro del culo troppo. Infatti si potessero vendere. Guarda. Aspetterò per lì. Ah. Chi sei? Viste fece adesso? E tu chi saresti? È una schiettezza, ma bisogna scambiare due parole con te. Prendi il lavoro? Avevamo un appuntamento? No, non ho pensato che fosse necessario, ti ho visto da fuori, così ho deciso di venire direttamente a parlare. Sì, vabbè. Niente, fissi la mano, non è un buon momento. Devo chiudere un paio di faccende importanti, cercherò di spiegarmi il più possibile. L'importante è che ti prendo un momento per ascoltarmi. D'accordo, che cosa vuoi? Prima cosa, vorrei presentarmi, sono Takeru Ushimata, detto il bue ostinato di Kamurocho. Se non mi sbaglio, un bue appartiene alla famiglia dei bovini, vero? Ah no. Forse la mia domanda sembra strana, ma hai per caso un bovino tatuato sulla schiena? Sì, proprio così, ed è magnifico. Certo, ad ogni modo, che cosa vuoi da me? Devi smettere di vedere la Manesana. Sai, siamo coinvolti in una serie di scontri, nulla di che. Gli uomini hanno subito svariate colpe ferite. Il dono di Manila San ci è sempre stato di grande aiuto, ma di recente non ha più avuto premonizioni. Così noi ci ritroviamo nei guai. Ne sono al corrente, ma perché non dovrei più vederla? Non te l'ha detto che non riesce a vedere premonizioni quando è seriamente preoccupata per qualcosa o per qualcuno? A quanto pare non ne conosce il motivo. Credo sia abbastanza ovvio. Sei tu, amico. Quella ragazza si è innamorata di te, ma non se n'è ancora resa conto. Ecco perché si trova in questa situazione. No, non può essere. Mi serve che riacquisca il suo dono e subito, altrimenti non ci sarà più alcun futuro da leggere. Capisco che abbia problemi di cuore, ma qui è questione di vita o di morte, almeno per noi. Potresti smettere di vederla? No. Ovvio, 2 milioni di yen. Contanti. No, però 2 milioni si farebbero fottutamente comodo, ma rumore. Una moto fuori, questo fa. Allora giuro che questa è la decisione per assurdo più difficile di allora, tutto. Allora, so che noi non dovremmo essere venali, ma nella vita reale fa una che per ora è quasi una che la conto no, meno. Allora, parliamoci chiaro, nella realtà avrei accettato. Per 2 milioni di euro, se fosse. Ah no, a parte che non sarebbe. Vabbè, sarebbe 200.000, non nemmeno, 20.000 euro. Vabbè, amico. No, no, no. Non fare il cambio, trasla. Se vuoi 2 milioni di euro, ma guarda, ti do 2 milioni di euro, ti non devi vedere più questa persona. Chi è? Quando? Vedete guarda, guarda, c'è. Chi è? Guarda, pure, getta tipo anche il cellulare per la fine. Non c'ho più il contatto.
Per chi ti sei cula proprio. Non lo so, mi sentirei sporchissimo. Me ne frego un cazzo, avrò 2 milioni. No, guarda, ho 2 milioni di motivi per cui sbattermi nelle palle. Non saresti capace perché te sei troppo paladino. Dipende chi è. No, saresti troppo paladino. Purtroppo. Ora, però 2 milioni sono 2 milioni. Allora, ma non lo sono paladino. Morgo, guarda un prezzo. Non lo faresti? E compenso che se lo venga a sapere io ti tratto no, come un idiota. No, sai cos'è? Sai cos'è? È che ci penserei tanto e poi alla fine accetterei per un motivo. Perché se non accettassi, comunque odierei quella persona. Perché per colpa di vedrei sempre costante. Ogni volta che la vedo avrei costantemente i 2 milioni che non ho preso per stare con te. Quindi te azzardati a fare una cosa che a me non sta bene, ti spezzo le gambe. Vai. Quindi. Sì, è un po' rancoroso, Mirko, è una pussy. Purtroppo, non posso accettarlo. Ti pregherei di andarti. Cosa? Sai, non so se hai letto fra le righe, ma questa è un'offerta. Ma come non vuoi dire un po'? Considerando quante vite sono a rischio, non accetterò un no come risposta. Non è che ora sarà lei che serve a noi? Oh. Oh, arriva e ci vede stesa così. A me basta che ha lasciato 2 milioni lì. Sanno che cosa ti è successo? Diciamo che il tuo cliente fissa qualche problema con me. Perché sia colpa mia se tu hai perso il tuo dono? Sostiene che sia io il motivo per il tuo terzo occhio. E questo tizio sta riuscendo, il suo nome deriva da bovino. Lo so, allora ti va se parliamo un po' e magari non con io il diciamo parcheggio per biciclette. Hai sempre saputo il nome del patriarca, vero? Sì, perdona. Non ti è mai passato per la testa che fosse lui la catastrofe bovina? È vero, l'avevo considerato e sono giunto a questa conclusione quasi subito. Perché non me l'hai detto? È bella cosa che usciva. Perché non me l'hai detto? Volevo farlo, ma... Non preoccuparti, ho capito. È il tuo primo vero cliente. Non potevi rischiare di perderti un cliente così importante per una unità che non poteva nemmeno essere verificata. Ma non è così. Mi sbaglio. Beh, è vero che volevo prendermi cura del mio primo cliente fisso. Se però è davvero lui la camionetta bovina, allora significa che sono stata io a portare questa tragedia nella tua vita. Se non è così, ecco perché finché ci vediamo, la calamità non se ne andrà mai. Cioè già, più ci avviciniamo, più pericolosa diventerà la situazione. Di nuovo a dire che la calamità si sta ingrandendo. Non volevo ammetterlo, io non potevo. Non è che me ne rendessi conto, sei diventato una parte importante della mia vita. Continuare a vederti davvero così facendo, però ti porterà solo fortuna. Ecco l'origine di tutte le mie. Poi, soprattutto, ecco perché volevo prendere i soldi. Tanto la dobbiamo mandare a fanculo. Potevamo prendere 2 milioni di yen. Lo so, ma. Ecco perché il mio dono è vacillato. Non potevo sapere. Mi spiace, era mi sa. La vera calamità è in realtà. Sono io. Zan. Perdona, ora bene, torno a casa. Forse non dovremmo più vederci. Perfetto. Puoi dire sul serio. Vabbè. Noi abbiamo perso. Quindi chiuderla così. Che non me l'avrei dati mai. Anat, Soccolona e Laida. Ah, c'è sempre male. Proviamo a ricontattare. Giusto? Vai. Ehi. Come stai? Non ci rispondo. So che mi è successo di averci, ma lo cercherò più tardi. Prova finché non ti rispondo. Non vuole parlare. Ah, parliamo con lei? Ah, appunto. Bella uscire? Allora, immagino abbiamo fatto la cazzata e quelle che abbiamo accettato prima ci ha precluso tutte le altre. Adesso sicuri siamo solo due, giusto? Non potrei con questa volta. LOL! Quanto è giovane con il LOL! Facciamo accendere insieme stanotte. Vabbè, c'è il solito posto davanti. Beh.
Vediamola. Non ci troviamo mai lì. Possibilmente ci sono, visto che... No, non è che non sprecare il piatto, quello ci ripulla completamente. Ah, vabbè. Lo dici così, con quella faccia da cerbiata. Droghi? Con quel culo che è una chiave. Allora. Grazie, vabbè. E niente, poi puoi anche picchiarmi mentre ci siamo. Non sai che siamo in live, non posso. Ah, ok. Hai appena detto che lo fai quando sono fuori live, vabbè. Questa è una tua illazione. Non ci sono prove. Beh, posso farvi vedere qualche ferita e dire che l'hai fatto tu. Ragazzi, però perché se siamo fratelli, non fatevi strane idee. Devo poi dovremmo farlo un coso. Ragazzi, il nome del canale Fratelli di Gamepad non è che l'abbiamo scritto così a caso. No? E invece? Come invece? L'abbiamo messo a caso? No, meglio a caso sì, perché dovevamo chiamarci Bro Play. Sì, Bro Play era tipo una cosa. Ehi, Yagami-san, guardaci, ho deciso di cambiare un po' look. Che ne pensi? Sei molto carino. Sei bellissimo. Vai. Per me sei bellissimo. C'è perfetto con questo completo. Non mi hai visto con una gonna prima tu. Solito non la indosso se ci sono ragazzi di paraggi. Diciamo che oggi per me è un giorno speciale. Dovrei essere felice? Dimmelo tu. Dove andiamo oggi? Forza di tu. Vai. E l'Emeno è l'unico posto che abbiamo che dove non ci fa spendere un cazzo. Che è bellissima questa cosa. Vai. Ma qui dovresti farlo, tu sei senza mani. Posso permettermi ora di piglierti per il culo? Oh no. Ma c'è anche lei quindi tra i concorrenti? E la Madonna, Madonna. A parte questi penso che non c'è neanche gara. Cosa mi pare io? Quanto gli avevo dato la prima volta? L'avevo doppiato, se non ricordo male. Però così è semplicemente accanimento terapeutico. Questo è quanto era il primo posto. Quando non si era potenziato ancora. E non sta tagliando. Dai, uno l'ho doppiato. Forse. Okay. No, uno l'ho già doppiato. Stai doppiando più di uno allora. Ne hai dietro 4-7. Se non riuscirò a ridoppiare i primi, no. I primi sono troppo veloci. Easy peasy lemon squeezy. No. Che poi queste pezze se l'ho fatta anche apposta per farti recuperare il materiale per fare le parti più grosse. Guarda, ti sei arrivato primo. Hai dubbi? Puoi chiamarmi Traco Volante. A parte ora sì. Campioni indiscussi. Ho un uccello leggendario. Dopo vola quando ti diverti. Perché non ci sentiamo per parlare un po'? Ti faccio andare via. Perché non ci sentiamo a parlare da qualche parte? Certo, c'è qualcosa che ti piacerebbe fare? Mi farei una bella bevuta. Andiamo al Bantà. O il Batman. Piace? Direi che qualche bicchiere sozzata riesco a reggerla. Sappi, hai fatto tu. E tu invece? Direi come te. Io invece scommetto che tu riesci a reggere molto di più, hai ragione. Sì, mi ha beccato. Non potremmo parlare. Vediamo un po'. Queste dissolvenze nero a caso. Ti fanno tutte le volte cagare addosso. È proprio giusto da dire adesso. Ma abbiamo molto da dire, vedo. Io ho un'idea. Dato che siamo entrambi degli alcolisti incalliti, perché non facciamo una bella sfida di bevute? Ah, una sfida. Ci sto.
Sono piuttosto di quanto sembri, la nostra azienda è piena di bevitori. Io sono una che impara. Che verrà fuori una bella sfida. Che ne dici di rendere? Trasformiamo la sfida in un gioco di bevuto. Sarebbe. Se ciascuno di noi cerca di dominare qualcosa che pensa essere vero dell'altro, cioè l'altra persona di bere. Poi ci cambiamo. Buonasera, Simone. Buonasera. Ma che ne ciò sarebbe? Penso no. Come una buona opportunità di conoscermi meglio e farmi ubriacare lo stesso. Lo stesso vale per te, dipende tutto dalla tua intuizione. Buonasera, da buonasera. Nell'alcol. Rimorchiare, non è vero? Potrebbe essere, questa è una buona domanda con cui iniziare, vedi? Sei perfetta per questo gioco. E mi interessa, quindi iniziamo. Che ne dici se ti faccio iniziare? Devo pensarci, ok. Credo proprio che tu abbia una ragazza. Addirittura il sodo? No. Però sono ancora singolo. E sono così piccolo. D'accordo, ora è il mio turno. Qualcosa di sporco, vediamo. Guadagna oltre 500 milioni l'anno. Noi siamo maturi. Ok. C'è qualcuno che ti piace. Proviamo. Oh, lei mi ha chiesto se sei una ragazza. C'è qualcuno a cui sei particolarmente interessata al momento. Difficile dirlo. Forse. Allora c'è qualcuno. Esatto, chi è? Sono subito di conclusione, potrebbe essere una celebrità oppure un amico che non vedo da tanto. Vero? O magari un pezzo. Una domanda alla volta. E poi adesso il mio turno. Vai. Vediamo un po'. Credo che tu sia una persona che si sente spesso sola. Ma hai subito di prima, riesco ad avvertirlo dentro di te. Di avere compagnia? No, casa sua no. Ah, così può. Infatti. Quando vivi tanto tempo da solo, a volte hai bisogno di compagnia. Anche tu vivi sola. Non certo che puoi capirmi. Sì, ma io me ne accorgo a malapena. Credo di essere così occupato da rendermi conto di essere solo. Penso è comunque un tipo di esistenza solitaria. Ora tocca a te. Cosa gli possiamo chiedere? Ti piacciono gli uomini, ma... ti piace farlo per conto tuo? Non sei fidanzato da oltre... Sì, però questo mi sembra di andare a scavare. Sì, no, infatti ti piacciono gli uomini, ma... Anzi, ti piacciono gli uomini più grandi di te? Vediamo... Ti piacciono quelli un po' più maturi? Che sanno fare il loro lavoro. In genere è qualcosa che si vede negli uomini più maturi. Anche io ho una possibilità allora. Infatti. Ho 6 anni più di te, quindi anch'io ho una possibilità allora. Adesso questa domanda viola le regole del nostro gioco in qualche modo, quindi non posso rispondere. Mi dai un indizio. Sotto, bravo Simone! Cavolo! E che tocca a me. Andiamo. Vabbè, non sei poi così bravo a cucinare. Proviamo. Non sei così bravo a cucinare. Grazie. Le domande sono quelle. Prima o poi andremo a finire su quelle cose lì. Generalmente cucino per me, dato che sono sempre al lavoro. E fatto. Non dovrei fare qualcosa di anche solo mangiabile. A me piacerebbe comunque mangiare qualcosa cucinato da te. Devi mangiare qualcosa cucinato da te. Ah, te lo sconsiglio. Ma meglio un bento vecchio di un giorno. Non ci credo, la cosa più importante di un piatto fatto in casa è chi lo ha preparato. Penso che se sarà delizioso. Nice, davvero fare complimenti. Ok, adesso è il mio turno. Per aver dovuto lasciare il tuo lavoro di avvocato, in realtà non mi dispiace nemmeno un pochino. Mi si dice molto di più. Ovviamente si è detto da qualcuno con il cervello e il talento richiesti per ottenere l'abilitazione. Uno che si sceglie la propria strada, vero? Direi di sì. Adesso tocca a me. Ora sei buono. Facci pianto. Fai un lavoro. No, ma in realtà è vero, ma ce l'ha mai detto. Che cazzo fa? No. Dice che fa un lavoro che la tiene impegnata. Sono sicuro che almeno un lavoro di cui ti vergogni. Cioè di dire il lavoro di cui sono estremamente orgogliosa.
Ti è successo davvero? Beh, si è trattato di qualcosa che non posso raccontare ai miei genitori. Sicuro era non avere a che fare con il sesso o cose simili. Al lavoro da hostess ho sostituito una mia amica che si era ammalata. Capisco perché non vorresti farlo sapere ai tuoi genitori. E tu? Hai mai svolto un incarico che preferisse essere stato segreto? Sì. Anche tu, vedo. Finto appostamento che ho chiesto al giorno. Avrei preferito evitarlo. Ah, non posso, la pensione chiede il massimo di sé. È un peccato, adesso è il mio turno di indovinare. Vediamo. Si è fidanzato da oltre 5 anni. E che te faccio ubriacare come una pugna. Oh, ci ho preso. Sì, direi che ne è passato di tempo. Pensato di trovarti qualcuno? Sì, mi è passato per la testa. Praticamente è sposato come lavoro, non mi serve un uomo. Sì, dicono tutti così. E poi vengono dallo Yagami nazionale. Mettevoli gentiluomini. Sei incluso in questo elenco, Yagami-san. Posso contare come una delle tue domande? È il mio turno, quindi... Credo che tu sia triste a causa di quello che ho appena detto. Peccato, non so se sono a pezzi. Sono devastato. Sono crudele. Piangono quando si ubriaco. Lo spero anch'io. Tocca a me, vediamo. Vabbè, scommetto che il tuo stipendio annuale è di 8,5 milioni di yen. Beh, davvero, questo non me l'aspettavo. Ricca la ragazza. Wow. È tutto merito di straordinario. La nostra azienda ci fa lavorare quasi sempre nei fine settimana, quindi almeno il tuo stipendio di informazioni riservate. Commiserazione. Ah, fanno complimenti. In modo penso che poche persone a tua età potrebbero tenerti testa in fatto di stipendio. Kami-san, ti senti inferiore a me? Beh, un pelino. Questo fa ancora parte del gioco. Chiaro che mi sento inferiore a una persona stupenda come te, Kami-san. Potrei essere una tua parte di cosa? Meno una domanda lusinghiera? Vediamo. Mi sa che faccio... Perché l'ultimo non glielo dico. Sai cosa? Credo di essere arrivato al limite. Mi tiro indietro così. Ah, quindi vuol dire che ho vinto io. Ah, tu sai che sai leggere l'arco. Non te l'avevo detto forse. Saresti mai come un fidanzato? Vuole davvero che risponda a questa domanda? Sì, beh. Ti ripeto, ma mi piace fare con te. Ammiro la tua visione del mondo. Quindi c'è speranza. E mi trovassi in situazioni dove scegli assolutamente un uomo. Tu sei candidato più papabile. Niente, mi sentite parlando solo un'ipotesi, giusto? Non è arrivato al massimo, però. Sei un po' brilla. Accidenti. Avevo sbronza. Tanto come avevo così. O che non mi divertivo così. Così si fa ancora, ma mi sento un po' stanca. Ma sono un po', non dobbiamo fermarci qui. In ogni modo, sento di poter continuare. Prendo un Potter. Perché hai un altro bar? Ma sì. Davvero? Mi fido di te. Ma sì. Tutta la notte, Arcule! No, meno. Lei è il vero motivo per cui sta andando così bene. Ok. Cazzo, me lo sapevo. Beccati! Come beccati? Siamo ritornati dietro dal bar e guarda la locandina. È la loro opera teatrale? Nostra? No, di quella dell'amica. Ah, c'è il tipo e lei. Ops.
E ora come lo giustifichiamo questa cosa? La vedo un po' brutta. Sapevo di aver già visto quel poster da qualche parte. Quindi il nostro obiettivo è sempre stata Yuko. E naturalmente lo sapevi. Beh, certo. Dopotutto eri tu a indagare su di lei. Io ti dico la verità. Mi dispiace doverlo dire, ma sì, lo sapevo. Si è messo d'accordo con Yuko per prenderti il gioco di me. Non era affatto questa la mia intenzione. Tutto ciò che volevo era conoscerti meglio. Ma perché? Ci ti ha fatto sentire bisogno di creare una bugia così elaborata? È piuttosto complicato, ma in pratica quello che volevo era la tua attenzione. Volevo che finisse così. Quindi mi stai dicendo che ricorri all'inganno e alla manipolazione per ottenere ciò che vuoi? Ti dai un voltastoloco. Hanami, non è questo che io mi davo di te. E tu hai tradito la mia fiducia. Mi spiace. Oh oh, ecco che arriva. È per questo che mi sono aperta a te. Voglio dire, ti ho mostrato la parte più profonda del mio cuore. E io lo rispetto, Nanami-san, ma risparmiami le tue scuse per qualche altra ragazzina ingenua. Io ho finito con te. Buona vita, detective. Affanculo, Merda. Cazzo è successo? Che non l'ha presa bene. Mettiamola. Guarda, visto che mi gira anche le palle, vado a pestare chi. Ma è andato a che posto di nuovo, no? Io devo aspettare che ci chiamino. Si chiama... Ah no, Nanami. Oh no. Mi spiace, non mi risponderà mai. Yuko? Aspetta, vai, Yuko, Nanami, sono scoperto tutto. Che cosa ho scoperto? L'abbiamo ingannata, che eri la tipa travestita e tutto il resto. Cosa? Come ha fatto? Ero perfettamente calata nel personaggio. Era una locandina della compagnia teatrale con cui lavori. Non mi sono nella vista. Ah, no! Ah, mi dispiace, è colpa mia. Non credevo che quella locandina finisse a Kamurocho. Vedi, c'è stato un incidente durante le prove e lo spettacolo è stato sospeso. Dopo che tutte le candele fossero state ritirate. Quanto mi dispiace. No, è anche colpa mia. Sono io ad aver accettato la tua proposta. Non temere, spiegherò tutto io a Nanami. E le dirò che è stata una mia idea. Qualcosa mi dice che non sarà così semplice. Io ho gli occhiali zozzissimi e non ci vedo una beniamata. O meglio, ci vedo in realtà. Ma vedo quell'effetto sporco che... Bene, ma non benissimo. E ora purtroppo lei ci reputa un manipolatore e un bugiardo. Quando in realtà noi siamo, a parte di quella cosa lì, siamo stati sempre estremamente sinceri con lei. Mi dispiacerebbe tantissimo. Chi è che caga... Guarda, non è... Non mi sembra il caso.
Detto, stai giù. Niente. Ok. Andata via. Detto ci ha dato dei manipolatori e degli stronzoni. Sì. Beh. E te, Simone, non è neanche il bravo. Hashtag Andrea, Andrea stai così nulla. Vabbè, se no io... Devo. Allora aspetta che tutti e due ci richiamano. Invece poi è chiamare l'amica. Già fatto, già fatto. Ora, ora mi ritardi, posso chiamare lei? Mi ha mandato un messaggio. Forse te l'ho già detto io, però non so se io ad approvare il tuo piano, la colpa è solo mia e niente. È inutile, continua a non parlarmi. Anche a me. Dovremmo aspettare. Sono d'accordo. Stanotte ti aspetta, vieni ti prego. Aspetta. Però questa era già una cosa particolare. Ma te lo dà come luogo? Non lo so. Sì. Sì. Secondo me non viene. Si può provare. Beh, c'è anche da dire, sei un manipolatore, io vorrei dire. Beh, non è che mi hai dato proprio tutte ste scelte, eh. Vabbè, potevi aspettare quando fossi pronta. No, perché non mi stavi dando la possibilità. No, non l'ha detto. No, nel caso, perché tanto so come... Purtroppo no, non in questi... No, è che... no, non l'ha detto neanche quello. Gliel'abbiamo detto che noi semplicemente si vuole attirare la sua attenzione. E lei ha fatto, ma ora non c'è più perché dopo quello che ha visto per noi... Adesso noi siamo esattamente come il suo ex. Siamo dei... come si chiama? Dei bugiardi manipolatori. Infatti anche tutto quello che gli abbiamo detto per lei adesso sono solo menzogne. Lei vuol dire... Ni. Non è vero, però... L'unica cosa che ti abbiamo mentito è che non usciamo con nessuno. Ma non potevamo saperlo che c'eri tu tra le altre quattro? Sì, fa. Noi siamo nei guai grossi, grossi guai. Ma che succede? Perché sei in panico? È successa una cosa davvero tremenda. Perché non ti dai calmato e mi dici cosa è successo? Tratta di Nanami. Nanami-san, che succede? Uno strano tizio sta cercando di portarla via. Cosa? Chiamato la polizia, ma sono arrivati in tempo. Non sono arrivati in tempo. Potrebbe essere maniaco che ha cercato di rapire Nanami-san. Devo l'avessero arrestato. Non lo so, non ho mai visto quell'uomo. La polizia non voleva nemmeno ascoltarmi. Dov'è successo? Ah, ti cacciare nel vicolo nel retro di Jungle Boy. Mi prego, vieni subito qui. Ok, arrivo. Ah, ok, fa direttamente. Se va direttamente lì. Vai, siamo volati. No, se n'è andata. Merda, è troppo tardi. Nanami? Ma che... Ma che succede? Nanami-san? Presto, dov'è l'aggressore? Cosa stai dicendo? Aveva aggredito te. Ho sentito che eri ferito e non potevi muoverti. Hai chiamato la polizia, vero? No, deve esserci un errore. Ho sentito che qualcuno voleva rapirti. Per questo sono corso da te. Cosa? Aspetta un attimo, non dirmi che Yuko ci ha pegato entrambi? E la ragazza, non posso credere che l'abbia fatto ancora! Probabilmente qui da qualche... Aspetta un momento. Ti prego. Volevo scusarmi con te di persona. Ti
chiedo scusa per quello che ho fatto. A dirla tutta, non mi interessa più. Parli sul serio, io non voglio che la nostra relazione termini così. Lascia che ti chieda una cosa. Razzi, oh, perdonami. Che ti è arrivato il messaggio? È arrivato il messaggio qui su, su Twitch. Con il link. Si vuole fare preghiera, che fai? No, è arrivato. Cioè. Lascia che ti chieda una cosa. Perché hai tradito la mia fiducia in questo modo? Ho aperto il mio cuore, ti ho dato una possibilità che non darei mai a nessun altro. E tu? Che cosa hai fatto? Beh, io... Te la sei giocata come fosse uno dei tuoi stupidi casi secondari? Io mi è arrivato, mi faceva entrare, probabilmente è scaduto il link. No, è sempre... Aspetta, aspetta, tanto... lo genero direttamente di lì. Vabbè, tanto... Attento, quelli. Se ci fosse Smith te lo manderebbe lo lei ora. Non lo mandare in chat. No, non fatti noi io, ma in chat lo so. Ah, lo so. E mi scuso. Smetti di scusarti, dimmi solo cosa vuoi davvero. Vabbè. Voglio solo te. E voglio davvero... Sei tu. Nonna mi sa. Cosa? L'unica cosa che volevo era conoscerti meglio, passare dei bei momenti insieme e condividere degli splendidi ricordi. Questo è l'unico motivo per il quale ho organizzato una cosa così idiota. Mi stai giocando un altro scherzo, giusto? Certo che no. Ti prego di credermi, ti sto dicendo la verità. Guarda, te l'ho appena rinviato un... A parte che è il solito, quindi non so perché... ma infatti è il solito, è impossibile che non ti faccia entrare... Quindi non lo so, se... perché non è a... No, non è a scadenza, è fisso quello. Non è come Discord che... Lì poi, se non glielo metti come nel coso... Le genera costantemente diversi. Vabbè, ma... vai, vai, vai. Come potrei... Dopo tutto quello che è successo... Mi dispiace. Ho bisogno di tempo per pensarci. Se ti allontani a me ora, credo che questa sarà l'ultima volta che ci vedremo. Forse così. Non so. Forse questa è davvero l'ultima volta che ci vediamo. Posso dirlo con sicurezza. Allora, cosa posso fare per farti cambiare idea? Che non mi lasci andare per iniziare. C'ho solo che ti chieda un'ultima cosa. Cosa? Lo provi davvero per me. Hai detto di non essere interessato a una storia. Siamo stati comunque bene insieme. Ma anche andati a bere. Nessuna indagine, nessuna scusa. Sono noi due a divertirci insieme. Mi sei sembrata felice di stare con me. E tu sai che lo sono stato anch'io. Vuoi davvero sapere cosa sento? Sento di dover andare in ufficio. Il mio lavoro può pezzare il mio spirito a volte. Vabbè, scusa, ho sbagliato io. Capisco. Però questo è davvero un addio. Sì, credo di sì. Mi sembra molto convinto. Ora c'è Yuko e la prende a schiaffa. Eh? Yuko? Sei davvero sicura di voler fare questo, Nanami? Mi dice che è scaduto. Non è il solito che si era dato a... Aggiungi. Prova a crearne un nuovo a sto punto. Infinito. Ora ti provo a mandarne. Dunque, lasciare finire tutto per una nota stonata? Continui a nascondere le tue emozioni e a seppellirti sotto il tuo lavoro tentando di tenere fuori il resto del mondo. Non mi avevi detto che ti saresti fatta avanti con Yagami-san quando ti ha invitato a uscire? Sicura di non volergli dire cosa provi per lui? E continui così, non cambierai mai. Entrerai una vecchia signora inacidita che si trascina ovunque il suo passato. Vuoi davvero finire così? Perché i ragazzi in gamba come i Kami-san non capitano tutti i giorni, te lo assicuro. Va bene.
E perché tra l'altro lui non voleva neanche farlo, ma sì, non è che gli hai dato molta scelta. Raga, mi sa, è una cosa che voglio comunicarti. E sarebbe? Preparati. Oh, oh cielo. Perché mi hai colpito? Bisogno di questi caricamenti? Ah, una fat shan. Aspetta, faccio un cazzo. Fuminigite. Schifodaiste. Continuo che mochi mochila naide. Ah, se su Telegram ci puoi fare un piacere di metterci tra parentesi il tuo nome. Il link, solito nick che usi qui su. E poi spiegami come funziona. Poi anche per me. Spiega poi anche come funziona Telegram. A parte che c'è lo statuto. Che hai fatto? Vabbè, lascia stare. Ah, ok, raga, allora ti si spiega velocemente lo statuto. Due cose, a parte che lo vedi. Allora, sul gruppo Telegram ci stai. Praticamente noi ogni fine mese facciamo un avvertimento, perché è mensile. Praticamente noi ogni fine mese facciamo un resettore che mandiamo ai membri, che no, aspetta, ai moderatori, che a inizio mese fanno la pulizia del canale per vedere chi è sempre subscribe o chi VIP. Se guardi il canale dura un mese solo, noi a fine mese le cancelliamo a tutti per rinnovarla, a meno che non siamo noi stessi a decidere di darlo, se no potete prendere con 20.000 punti. È praticamente quello, tu rimarrai ovviamente nel gruppo Telegram, è proprio come per cosa, finché sei subscribe o se vuoi prendere VIP, non è obbligatorio fare il subscribe. Una cosa che ti si chiede, che sei scritto noi, perché siccome già facciamo casino con nomi e non riusciamo a capirlo, appunto per questa cosa di far pulizia, cioè far pulizia, che brutto detto, di guardare chi effettivamente subscribe e VIPs ogni mese, se ci puoi fare il piacere di mettere accanto al tuo nome in parentesi il nick che usi qui su Twitch, perché ho notato che sono diversi. Sì, ma solo per quello, se puoi, anche perché beh, non male, se no poi diventa difficile ricordarmi che sei la cosa. A parte che siamo in due gatti, ma però sai, mi hai ferito più di qualsiasi pugno io abbia mai preso. Cosa c'è? Vuoi che mi scusi o qualcosa del genere? No, me lo meritavo. Dunque, a che punto eravamo? Sarai sincero con me d'ora in poi? Prendi l'ufficiale. Certo, prometto di non nasconderti mica. Dopotutto, non ci amiamo. Io riesco a vedere quanto tu sia sincero. Ma se mi tradirai ancora, ti beccherai molto di più di uno schiaffo. Non preoccuparti, mi assicurerò che non accada più. Oh, sono così felice per te, Nanami. Oh, scusate, vi lascio soli, piccioncini. Statevi bene. Wow, Yuko, direi che ti sei tenuta il colpo di scena per il finale. Beh, Yagami-san, so bene che ne abbiamo passate tante. E ora voglio ricominciare da capo. E se ci chiamiamo semplicemente per nome? Certo, credo sia una buona idea. D'accordo, allora. Ci via! È bello avere questa confidenza con qualcun altro, vero Nanami? Credo sia più naturale chiamarci in questo modo. Ho 200 piotte. Per l'amore. Vediamo, Takayuki. Non scordate di mandarmi un messaggio, ok? Non me lo dimenticherò. E ora continueremo, vabbè. Assumi le mie responsabilità, credo di potercela fare. Sicuramente non ti porterò più a fare qualche finto pedinamento. Questo è poco ma sicuro. Ok. Però bisogna finire quell'altra. Quell'altra se risponde. Mare San? Quanto chiaro? Quanto ok? Io direi di uscire con lei, intanto prendere un po' di punti.
Quindi ti incula ancora la tipo? Guarda, non... Ok, vabbè, ci incula. Aspetta, guarda, c'è un altro. Vediamo di riuscire veramente a finire anche lei. Ma ne sa? Proviamo con questo. Oh, eccolo. Scusa. Manzan, stai bene? Facciamo parlare ora. Devo uscire di tutta tutta. Molto bene. Oh, almeno finiamo anche questo. Ma che bello che o è qui o è qui. E vabbè. E via dall'alta pulzella. Quindi aspetta, ce l'ha data comunque, ora siamo a 3. Yeah. Mi dispiace per la tipa che gli abbiamo detto di stare lì, ma in realtà gli abbiamo siamo stati puzzi. Siamo stati veramente. Guarda che probabilmente potevamo farcela tutte e quattro, sì, infatti penso. Probabile, non ne sono sicuro. A meno che quando arrivi al, come si chiama, all'altro step più alto, lì ti dà veramente la, ti dà. E si no, mi portano il cazzo questa roba. Per me puoi morire. Siamo, mi massacrino tutti. Cioè, mi hai rotto il cazzo, bro. Tanto mi dai degli oggetti inutili e mi rompi solo coglioni. Sì, ci fa perdere tempo e basta. Ok. Ciao Ana. La più gnocca delle quattro. Mi scuso per il mio ritardo e per non averti risposto. Ah, non importa, sono contento di vederti, Anami-san. Yagami-san. Perché non troviamo un posto dove sederci per parlare un po', eh? Ehi. E poi lei ha una voce dolcissima. Dai, Ari. Tanto bisogna chiedere. Sì, dunque. La nostra calamità è sempre stata il bue ostinato di Kamurocho. Davvero appropriato? Sì. E sono stata io a portarlo da te. Ridicolo, vero? Ho continuato a volerti incontrare per respingere la tua calamità, o perlomeno una parte. Tuttavia, proprio a causa delle mie azioni egoistiche, ho finito per condurlo direttamente da te. Ringrazio il bue, perché almeno ce l'ha fatta incontrare, quantomeno. Se non fosse stato per le tue predizioni, non l'avremmo incontrato. Forse è così. Ora che ci penso? Questa storia della calamità bovina ci ha tenuto insieme per tutto il tempo, vero? Però stringere la mano quando lo vedo. Ari, un zoccolo. Una persona positiva di calamità. I poteri che hai per... Come va con i segni della calamità e tutto il resto? Non è cambiato nulla. Non sono ancora in grado di coglierli. Ma significa che sei ancora preoccupata per qualcosa. È solo che non capisco. Pensavo che tutto sarebbe tornato alla normalità. Che fosse sufficiente tagliare ogni contatto con te. Non è stato così semplice. Yagami-san, sai bene che se continuiamo a vederci in questo modo, la tua vita sarà di nuovo in pericolo. Era un modo di aggirare l'ostacolo. Dovesse apparire una calamità, troverò un modo per risolverla. Come ho sempre fatto. Ma è una questione che puoi semplicemente lasciare nelle mani del destino. Giusto, è il mio lavoro risolvere questi problemi. Sta tranquilla, starò bene. Ne sei sicuro? Sì. Basterà prendere il toro per le corna. Ehi, quando hai detto che non dovevamo vederci più, dicevi sul serio? Sì. Più i nostri sentieri si intersecano, più la tua mala sorte si avvicina. Yattura a te, Yattura. A questo ritmo non posso più garantire la tua sicurezza. Ecco perché suggerisco di prendere misure drastiche. Se i tuoi poteri dovessero ritornare, Ushimata non avrebbe nulla di cui lamentarsi, giusto? È proprio che in quel caso, sì, mi andrebbe bene. Ma e se le mie visioni non dovessero più ritornare? Cosa dovrei fare in quel caso? Sono molto turbata per questa che strano, è girato su quello, Yagami. Le tue preoccupazioni svanirebbero veramente se smettessimo di vederci? Forse, una volta trascorso del tempo, non posso esserne certa. È davvero ciò che vuoi? A questo è difficile rispondere. Quindi non ne hai la certezza.
Quindi non ne hai la certezza. Proprio così. Tu non provi lo stesso? Beh, a dirla tutta, odio non poterti vedere. Che lo dici? Perché è come mi sento in questo momento. Pensaci un attimo. Abbiamo trascorso tutto questo tempo aprendoci e imparando cose sull'altro, divertendoci. Perdere tutto questo all'improvviso mi farebbe davvero soffrire. Ma allora, cosa dovremmo fare? Facciamo quello che abbiamo sempre fatto. Vediamo una calamità, ce ne occupiamo e andiamo avanti. Fino ad ora è stato ottimo, un ottimo sistema per noi. Ma sicuramente capirai con cosa abbiamo a che fare qui. Praticamente è la normalità. E non è nulla che non... Infatti non possiamo consentire. Dopotutto siamo partner. I bovini non possono nulla contro di noi. E Kami-san, o forse non ti fidi di me. Oh, ma andiamo, sai bene quanto mi fidi di te. Ad ogni modo, ora che comprendi... Ah no, cosa che cambi? Ad ogni modo, ora che comprendi l'origine per i tuoi guai, non dovresti più preoccupartene. Puoi dedicarti del... Puoi dedicare del tempo ad Amane. Quindi a te stesso. Ah, concentrati su te stessa e fa quello che devi fare. Capisci cosa intendo? Sei eccezionale, Kami-san. Non so come ci riesci, ma lo sei. Davvero? No, io sono sempre così. Lo stress non fa bene alla salute. Ma giusto, lei era già 5, cioè ci abbiamo solo proprio da concluderla. Andiamo, ti accompagno per un po', ok? E ora sfrutterà il tipo e dovremo pestarlo come sempre. Sì, sicuro come il sole. D'accordo, se dovesse succedere qualcosa di strano da qui in poi, fammelo sapere. Amane-san, ho capito una cosa mentre parlavamo insieme prima. Forse c'è una scorciatoia, se vuoi chiamarlo così, per risolvere la questione. Intenso! Qualcosa che dovrebbe risolvere tutti i miei dubbi in un attimo. Perché richiede determinazione. Ti ascolto? Sì, perfetto, guarda, hai scelto proprio le cose perfette. Monello! Ma promettimi di ascoltarmi fino alla fine. Certo. Calci rotando. Ah, ora non c'è la cazzina? Ok. Ecco qui non la carica. Quella di orientare a poco, si può con nulla. Schifo. Forse è per quello che è quella che ti piace di più. È molto più occidentale lei. Ma a me piace proprio diviso. Perché è piccolina e puccettosa, mio. Sì. Vuoi che io sia il tuo... Madonna. Dai! Cioè, no, quelli che l'hanno giocato neanche le quattro tipe ci hanno provato. Ma giocatori di adesso, ma cosa come cazzo li giocate i giochi, Ragazzi, ascudisciate sui testi. Porca puttana, non c'è neanche nel Game Pass, questo lo dovete anche comprare. Si fa. Cioè che ma come vabbè. Sì, e non mi riferisco all'ambito lavorativo. Ah, l'avevo, guarda che l'avevo capito. No. Chiedo scusa, ma non credo di poter ricambiare i tuoi sentimenti. La tua confessione mi rende felice, certo. E io non sono nella posizione di poter essere il tuo uomo a tempo pieno. Allora, questo. Quindi credo di non dover aggiungere altro. Per non averti deluso troppo. No, non ti preoccupare. Anzi, credo che le mie preoccupazioni si siano dissolte effettivamente. Non sarò più turbata da te, quindi... Addio. Sempre. Sembra un po' drastico. La madonna! Sì, sfortunatamente è così che deve andare. Ma che pensi da 200? Come punti da 200? Porca fai, è la madonna! Sì. È la madonna, ok. E adesso... Vai col mambo risultato e ho sbagliato tasso. Io adesso abbiamo... Ah, quella. Perché quella del... Allora... Beh, tanto che ci diranno solite cose. Non ti pare. Ma è più carino di solito. Ma uguale, vai, che è lì, almeno non si è visto che c'è.
visto che ce l'hanno dato. Non lo usavo così carino, lo prego io. No, è subito lì. Prima che ci vengano a rompere le valle. Oh, ecco la nostra Pussy. Ciao Pussy. Che poi lei è quella. No, è quell'altra. No, no, è lei dei droni. Sì. Se rispondo no, mi permetti di darti un altro schiaffo? Sul serio? Sei ancora arrabbiata? Arrabbiato, vabbè. Vabbè. Ah, ti stavo solo stuzzicando. Come fai sempre tu, no? Beh, mi conosci bene tu, eh. Dove ti piacerebbe andare? Vabbè. Potremmo fare. Ah, droni. È vero. Droni. Almeno non spendiamo un cazzo. E via. Così, non spendiamo soldi. Ci guadagniamo. Ci guadagniamo un oggetto da poter vendere. Esatto. E qualche punticino è. Ah, domanda, ti dice cosa guadagniamo? Cioè, vite professionale di qualità, piatto di bronzo. Legna sacra. Non lo so, però non so se. Legno sacro marcio. Forse è proprio un po'. Ferro resistente, starcio sporco. Condom flessibile. Questi servono anche secondo me per i. In realtà quelli più interessanti sono la parte finale. Vabbè, andiamo questo che tanto serve solo per scusa. Anche perché davvero fare qui. Qui Andrea è solo una cosa qui. E riuscire a doppiarli. No, no, non fare il pusillanime. Niente, comunque la partenza turbo non potremo mai ad usarla. Bello fare queste piste senza averci, come si dice, distrazione. No, la paranoia. No, perché come al solito i primi due. Anche se non ci sei andato tanto lontano, Ho di farcelo. Il piccione assassino. Ho fatto dei passaggi in mezzo alla roba che non so come l'ho fatta, però. Voglio caricare il tempo finale di questa folla. Ah, metto in sito. Ah, mi fa vedere la classifica online? Ah, dove sono? Ah, bra. Ok. Vabbè, questo intanto è la tipica frase. Cose importanti sono qua. Cosa farà? Aspetta, non mi ricordo cosa devi fare. Sarà semplicemente uscire e basta. Grazie, però. Ok, l'ha fatto. Ma una volta. Non c'è la base, lei. Quell'altra ce l'aveva. O sbaglio. No, non ce l'aveva la barrettina sopra. È riuscito una volta. Non male. Non ho capito, io mi ricordavo che ce l'avesse. O c'era se non ce la fate più di una con quell'altra prima che aumentasse la barra. Ok. Droni. Non è che bisogna cambiare tutte le volte, vero? Guarda un po' se trovi qualcosa su questa cosa. No, proviamo un altro percorso. Yoshi, yaruka. E vi state domandando
E perché sta facendo questo è semplicemente... Ah, guarda, è proprio quella senza cosa. È semplicemente perché tanto abbiamo finito la seconda parte, come vi si è sempre detto, si fanno le cose queste qui secondarie nella prima che facciamo la narrativa. E noi le tipe comunque, la, per noi era narrativa comunque. Mi sa che anche questo è quello che comunque ci passa lo stesso sotto. La mia memoria non mi inganna. Perché adesso. Allora. Papaparà! Vado a cosa? Ma spero che non vada sulla prima che abbiamo scelto e basta. Perché mi farebbe un po' incazzare molto questa cosa. Penso che sono riuscito a doppiare qualcuno in questa pista. Non so come ci sia riuscito. No. Poi distruggerlo alla fine. Oh. Fatto. Una guida forse altrimenti è troppo specifica da trovare. No. E la nostra è la lamina. Sì. Vabbè, ti dirà la storia normale, non ti dice il dopo, ti dice anche il dopo. Sinceramente resta meglio vestito così. No, non dice. Ah, che non ci fa dare neanche regali. Ci ha aumentato la barra. Quale barra? No, ci aumenta... Lex. Però... Devo portarla. Non capisco perché. Oh, quell'altra, se mi ricordo mio, non aumentava la barra. Oh, Mirko. Non mi ricordo malissimo. No, qui non dice niente, cioè dice semplicemente per ognuna come il... Come si dice? Come si fanno e basta, quando arrivi al coso e poi finisce lì. No, freccette. Davvero non sto capendo. Davvero ragazzi, non sto capendo perché. Io però mi ricordo che quell'altra era aumentata la barra, o mi drogo tantissimo. Strano. Thank you.
Molto, molto strano. Non ti dicono niente di quello che succede dopo, vero? Sì, in effetti semplicemente ti dice finisce lì. E quell'altro non mi ricordo che avanzava. Cazzo. No, tutti dicono la stessa cosa. Cioè, nel senso, tutti praticamente si fermano lì. Cioè, nel senso, ah, semplicemente. Allora, cosa è stato un bug quello che è successo a noi? Non ho idea. Perché è strano. Io mi ricordo che la tipo a un certo punto aumentava la barra dopo il 5. Oh. Mi ricordo neanche se sarà anche addirittura puntata a 6. Lei freccetteva veramente schifo. Io perché sto pensando ad altro, sto facendo cagare qua, però vabbè. Allora, il doppio press. Oh, intanto. No, vedi, non c'è. Non so. Poi anche i regali non c'è. Me lo fa comprare, ma in realtà non ce lo chiede neanche più. Vabbè, allora andiamo a... dov'è? Il Dragon Palace, bisogna spendere i dineri. Ah no, volevamo prima controllare lui. Perché a seconda di quanti punti costa, può provare direttamente a prenderlo. Ah, usa la bomba in modo per morire. Sicuro, no? Oh, non c'è quello. Dove? Oh. Yagami-san! Hai detti pronte, fatte col buco del culo? Io allora perché mi ricordo? Oh, te lo ricordi anche a te, no? Sì, infatti. Davvero nessuno dice il se c'è un sesto livello. Non lo posso mettere tipo, non sono, mi sai, livello 6. Ah, guarda, 4005. Oh, Mirko, lo prendo. Sì. Okay. Dopo sarà quasi a 5.000, porta da 10.000 per fare il potenziamento vita. Il problema è che c'è sempre l'unica due guide che dicono tutte e due la stessa cosa. Ma io ti giuro, mi ricordo che quell'altra era avanzata. Quando questo ti costa già, cioè, allora averlo saputo dicevo sì a tutte e quattro, cioè, perdonami. Oh. Avevo saputo questa minchiata, dicevo di sì a tutte e quattro. Oh no, metto. Sì, no. Mm.
credo che lo fa anche questo. Adesso mi sa che sta parlando di Lost Judgment, vero? Ma c'è scritto? No, tanto se trovi la guida di Judgment c'è anche quella proprio appiccicata di Lost. Se non ho capito male non si differenziano di tanto. No, è quello che trovi nient'altro. No, trovi letteralmente due guide e poi Google va... va a pugni come al solito. No, attacca a me. Coglione. Finalmente l'abbiamo fatta questa. Fa un po' cagare la merda. Eh? No, ma ha fatto strano il... quindi alla fine abbiamo finito tutto. Potevamo mostrare effettivamente tutte e quattro. Sì, infatti. Da! Avete scritto di usarle, non di configgere il nemico. Lo ricordi? Vabbè. Ma basta, i ragami. Mi sembra un po' eccessivo però, no, ripeto, mi ricordo un... io però mi ricordo questa cosa, vabbè, ma mi ricordo proprio che è verso il posto e niente. Se devo prendere quello come arma. Sì, me lo dava, ma cioè Ninjo Nico Kunimitu ha detto detto com'è, come lo chiamavo io, bimbo ninja, non lo so però. Quanti che la cosa carina comunque è che c'è tutta una cutscene diversa a seconda di seconda del tipo dell'arma, sì. Allora piano e andiamo a spendere i nostri soldi. Yeah. Questo è lo diamo giustamente, no? Allora compra, noi bisogna, detto che se quanti ne abbiamo, 2000, dovrebbe essere 10.000, sì. Quindi come al solito ce ne prendiamo. Basta. Okay, perché noi se fatto il punto dovremmo dovrebbe mi pare servirci 500 di solito per fare un milione. Un milione? 100.000 sono 1000, servono 10.000. Ok, guardiamo se abbiamo fatto abbastanza per poter giocare al VR.
Ma quanti... Scusami... Gioco? Mi stai di... mi sei rotto il cazzo, ma vado. Posso starmi tutte le volte a votare coglioni. Non so se sei d'accordo. Se ne parlo. Cioè, ok, devo fare i punti, ma mi avete veramente rotto coglioni. Ah già, è vero, ce ne sono tanti perché c'è il livello minaccia, perché un BBA è sempre rimanere pieno così. E questo ce la fa proprio forza. Ah no, perché c'ho quelli che mi seguono. E a posto. Non fare 5. A posto. Oh. Vediamo se riusciamo a prendere un po' di dinero. Un po' di dinero. C'ho l'Apple. Che si è tutto in game. Game stop là. Sì, sì, sì. 5. Vai. Allora. No. Che pareva. Vabbè, me lo so. Dai. Quello che quello che ti dà. Non è detto, cioè casuale, però sei di solito dalle armi. Chi era con? X sono io come. No. Inizio. Ah, vaffanculo. Eh? E poi c'era uno giallo. Sì, dovrebbe... di solito si dovrebbe darti, sai. Sono un cretino, io premevo così, ma in realtà mi ha tenuto premuto. Devo sapere. Allora, tanto abbiamo il dado. Allora. Ah, invece sulla destra. Adesso lo vedi deciso. O laggiù in cima. Però sta venendo in giù o in su. Lui si è allontanato. Proviamo a tornare indietro. Avete visto che si è mosso? No. Vieni in giù. Prima non arriva. No? Merda. Ma sta venendo in giù. Scusami. Stava venendo in giù. Dai, no, Andrea, non partire col tuo solito buco di culo. Tanto cielo. Ma scusami, infatti. Dove è andato, eh? Però c'è un problema, abbiamo finito i dati. Sì, vabbè. Aspetta, ha dato più due. Me lo dà? Sto che c'è lui sopra. C'è un problema, però. Aspetta, però questi dovrebbero arrivare dati, no? Non mi ricordo se queste te le dà gratuiti. Ciao,
Ma non vale così. C'ero sul più 2. Sugi coso. Ma vaffanculo, vabbè. Va. Ah, qui si chiude. Ah, poi l'ho provato. Sai che è molto meglio questo che di quell'altro? Sì, mi vede. Comunque, ragazzotti belli, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Noi vi aspettiamo le nostre 3 live, la mattina 2 alle 9, più alle 13, ma soprattutto domani sera dalle 20 alle 22. E... come sempre, grazie a tutti per averci seguito. Buonanotte e alla prossima. Ciao ciao. Ciao ragazzi.